Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Questo era un luogo dove Padre Pio veniva a trascorrere dei pomeriggi come questo, oppure veniva a passeggiare tra questi viali con i suoi confratelli, ascoltava anche forse delle confessioni di amici. Ecco, qui si ritagliava un momento, potremmo dire, di relax, di tranquillità in quella giornata monotona che era sempre scandita da determinati orari. Oggi qui, proprio accanto al luogo dove lui amava sostare, vogliamo raccontarvi di qualcosa di eccezionale legato alla sua grande umiltà. Capita a volte che Padre Pio doveva necessariamente presenziare determinate manifestazioni che riguardavano, per esempio, l'ospedale, la casa sollievo della sofferenza, ed è proprio rifacendoci a quella giornata memorabile, a quell'importante 5 maggio 1956, l'inaugurazione della casa sollievo della sofferenza. Sappiamo che Padre Pio celebrò la Santa Messa alla presenza di 15.000 persone, tra le autorità erano presenti il Cardinale Recalo di Bologna, il Padre Generale dell'Ordine, Padre Benigno da Sant'Ilario Milanese e Giovanni Gigliozzi, direttore della rivista Casa Sollievo della Sofferenza, che fu incaricato di dire alcune parole a testa. Parlai di Padre Pio come il cuore mi dettava, ma egli, ferito nella sua umiltà, la sera, mentre eravamo soli nella sua cella, mi disse: tu oggi mi hai fatto vergognare di me stesso. In un'altra circostanza, proprio lo stesso Giovanni Gigliozzi sottolinea questo disagio che aveva Padre Pio. Era anche un certo smarrimento che soprattutto avvertiva di fronte a certe manifestazioni, anche manifestazioni d'affetto che faceva la gente, che facevano i fedeli. Scrive testualmente Gigliozzi: quando vedeva le folle intorno a lui, io l'ho sentito dire: guarda un po', mi sono fatto frate per pregare, e mi tocca tutto questo. Altro che atteggiamento, altro che protagonista.